Avvocato, ha raccontato in questa edizione di Focus Olio e Ristorazione tutta una serie di ordinamenti che sono stati collegati alla ristorazione e al mondo dell'olio. Ci può fare un riassunto molto breve? Ma allora, in maniera sintetica, oggi abbiamo, come io appartengo, questo è importante dirlo, no? Sono stata invitata come Centro Studi di Diritto Alimentare insieme a una collega. E abbiamo diviso il tema in due binari sostanzialmente. Il primo è il food delivery, soprattutto con questa impennata che abbiamo avuto ovviamente alla luce del Covid. E la seconda parte è dedicata invece alla relazione tra ristorazione, le linee guida che l'INAIL e l'IS ha introdotto per gestire al meglio ovviamente la politica anticontagio, quindi sicurezza alimentare e informazioni del prodotto di cui stiamo parlando, l'olio d'oliva. Questi sono i due temi centrali. Personalmente mi sono occupata di ricordare le linee guida più diciamo spese in maniera determinante dalla ristorazione, ossia l'utilizzo prevalentemente di come dire, strumenti che non siano a contatto diretto naturalmente e promiscuo con il consumatore nel momento in cui utilizza il condimento, quindi anche l'olio d'oliva, e partendo però da un presupposto fondamentale che è quello dedicato ovviamente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che di fatto è altamente improbabile che le persone possano contrarre di per sé il Covid-19 da alimento in imballaggi per alimenti. Questo è importante ovviamente ricordarlo. Ho voluto ricordare in maniera un po' così provocatoria, ma c'è poco da scherzare, una linea guida specifica che dice letteralmente: al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di igienizzazione rispetto alle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati. Tra parentesi, però, questa linea guida porta anche all'attenzione le oliere. Qui mi sono un po' spaventata come giurista, perché ricordo un po' che vi è un divieto ormai da 17 anni in base a una legge numero 81 dell'11 marzo del 2003 circa le oliere, cioè le oliere non devono essere più utilizzate. Questo ha comportato, purtroppo bisogna dirlo, che alcuni ristoranti, non di qualità evidentemente, approfittando di questa linea guida e dell'indicazione dell'oliera, l'hanno reintrodotta a tavola. Quindi di sicuro questo non è tanto igienico, ma soprattutto non è neanche una misura anticontagio come dovrebbe essere. Con la media degli italiani, la media dei locali italiani rispetta queste ordinanze? La verità è che esistono aziende di ristorazione veramente di qualità e che già adottavano sostanzialmente queste misure che rispettano la sicurezza alimentare lato senso, e di fatto altre no. Ovviamente non posso dire in quale area geografica, però anche qui c'è una distinzione, no, di territorio. Ma poi al di là proprio delle misure anticontagio, di fatto esiste un limite oggettivo, io lo ricordo questo per diversi ristoranti, ossia il non rispettare delle regole proprio di base che sono normate, come per esempio il tappo antirabocco. Il tappo antirabocco ovviamente ha una storia che risale a una legge del 2014, da quel momento storico è vietato l'utilizzo di una bottiglia d'olio d'oliva che non abbia tappo antirabocco, questo per far fronte a quelle che sono poi le politiche di frode sostanzialmente del prodotto dell'olio d'oliva. Purtroppo io noto anche in Lombardia, quindi mi estendo ma non tanto, ristoranti che ancora non utilizzano il tappo antirabocco, andando incontro a delle grosse sanzioni come per esempio quelle pecuniarie da 8.000 euro in su. Quindi questo al di là proprio dell'aspetto anticontagio. Il senso è: non tutti i ristoranti hanno questa sensibilità di rispettare le norme giuridiche, e non si capisce perché purtroppo poi le conseguenze possono essere veramente importanti.